Presidente, allora in questi giorni c'è stato un, così, sulla stampa un battage sul discorso che la Cannevalesca non ha risposto alla chiamata della Commissione Controllo e Garanzia, ma in realtà come stanno le cose? Dunque, è proprio perché c'è stato un articolo un pochino fuorviante e dove si volesse far credere che noi non volevamo andare, allora vorrei fare delle precisazioni. Intanto noi non siamo, l'ente Cannevalesca è un'associazione culturale senza scopo di lucro, come tante ce ne sono a Fano, quindi non siamo assolutamente obbligati a, ad andare in nessuna commissione di garanzia. Ovviamente per rispetto ai cittadini siamo andati a giugno e ci riandremo assolutamente quando dopo il 30 di novembre l'assemblea dell'ente Cannevalesca avrà approvato il bilancio consuntivo 2017 come era richiesto dalla commissione. Io ho avuto questa richiesta di andare in commissione l'11 di ottobre, il 12 ho risposto che sarei stata disponibilissima ad andare dopo il 30 di novembre. Questo perché? Perché non è consentito nemmeno dalla legge che io vada ad esporre dei conti di un ente privato fuori fino a che i soci dell'ente Cannevalesca non hanno approvato il bilancio, ma proprio non lo posso fare e non è corretto farlo per rispetto dei soci. Se qualcuno lo vuole sapere prima, facesse la tessera, il 30 di novembre viene l'assemblea e lo saprà in anteprima. Ma non, per quanto riguarda il resto, tutto quello che è stato approvato, tutto quello che è stato già approvato, tipo il bilancio di previsione 2018, che lo stesso mi era stato chiesto dalla commissione, è già sul sito da più di una settimana, quindi è già visibile, e quindi non trovo perché strumentalizzare la Cannevalesca a livelli politici quando il Carnevale di Fano è patrimonio di tutti, non è di nessun partito politico. Il 19 di ottobre ho fatto richiesta alla Presidente del Consiglio Comunale Rosetta Fulvi di andare in Consiglio Comunale a dare tutte le informazioni sui bilanci della Cannevalesca, quindi ho fatto di più, questo per dire quanto non abbiamo nessunissimo problema. Però sempre dopo il 30 di novembre, perché nemmeno al Consiglio Comunale andrò prima.